Audiolibro. Gustavo Roll e i suoi prodigi. I prodigi di Gustavo Adolfo Roll sono stati suddivisi in 49 classi differenti. Ne viene qui presentata una selezione per ciascuna classe, 3 in media, per un totale di 144, circa il 15% di quanto è stato pubblicato dal 1949 al 2014. L'antologia completa è stata pubblicata con lo studio di Franco Roll L'Uomo dell'Impossibile. Sono stati selezionati non necessariamente i più eclatanti, ma quelli sufficientemente rappresentativi della classe cui appartengono. Presenze: Franca Pinto. In un'altra serata, a casa mia, mentre si chiacchierava nel salone, cominciammo a sentire come un calpestio, ma non c'era nessun segno evidente di qualcuno che lo provocasse. Roll era seduto sulla poltrona, ben visibile a tutti, in piena luce. Io allora gli dico: Gustavo, non senti questo rumore? E Roll: è un bambino che corre. Voleva dire ciria e accento acuto, che uno spirito intelligente di un bambino stava correndo per il salone. Mario Pincherle. Eravamo in 5, compreso Gustavo Roll, ma a poca distanza da noi vi era un'altra poltrona nuova e troneggiante. Mi sembrò di intuire una strana presenza, come uno scricchiolio, e mi voltai verso quel seggio. Poi, chissà perché, dissi: ecco, Roll, ora possiamo cominciare. Siamo al completo. Ah, anche tu hai avvertito? Mi fa piacere, ne sono felice. Quanta armonia! Che serata straordinaria! Roll era raggiante. Lorenzo Mondo. Ricordo una memorabile serata in compagnia di Ceronetti. Le luci del salone si accendevano e si spegnevano da sole. In una notte serena l'acqua gocciolava sul tavolo. Vicino alla porta d'ingresso avvertivamo come un calpestio su un manto di foglie secche.